Nuovamente insieme per una nuova puntata di Facciamo Finta Che, e quest'oggi facciamo finta insieme a un personaggio molto particolare. Intanto cominciamo a dire che è insieme a noi, proprio perché siamo conterranei, piemontese come noi, una bellissima presenza. Diamo il benvenuto a Eleonora Fani, come stai innanzitutto? Grazie di avermi invitato qui con voi. Sì, sto bene, sono riuscita ad arrivare anche a Torino. Io non abito proprio a Torino, però stessa area geografica, diciamo, che sono sul Lago d'Orta, quindi non tanto distante. Bene, e prima che ce lo chiedete voi o perlomeno qualcuno di voi, come al solito siamo vicini ma separati e quindi Esatto. riusciamo a poter girare anche se immersi in questo mondo virtuale senza mascherina. Di solito noi partiamo da alcuni film per trattare le tematiche, ma quest'oggi il film è protagonista e quindi partiamo proprio di lì, partiamo proprio da questo film che secondo me è anche un po' una svolta per il cinema italiano, quindi lascio a te il modo di introdurlo. Beh, allora Creators nasce proprio con questo obiettivo, quello di iniziare una nuova era del cinema per l'Italia perché vorrebbe essere un film di fantascienza, un colossal fantasy con effetti speciali il più possibile sullo stile di Hollywood e però anche con tutta una serie di contenuti, aspetti simbolici legati all'aspetto anche italiano o europeo. Il nostro background sappiamo che è molto profondo e ricco di richiami alla cultura classica, alla cultura simbolica, mitologica, probabilmente più che l'America, insomma. La profondità di pensiero e animica dell'Europa penso sia indiscussa e abbiamo cercato di mettere tutto questo in una trilogia perché Creators nasce come tre film, quello che è tra virgolette appena uscito perché è stato bloccato nei cinema, è stato chiuso in lockdown dentro ai cinema perché molti cinema hanno ancora le locandine all'interno, proprio mentre erano le settimane di apertura, è uscito l'8 di ottobre. E poi era ancora in sala quando appunto tutto il paese, come tutti sappiamo, è stato chiuso. E comunque questo è il primo film. Il secondo e il terzo della trilogia saranno The Present e The Future, perché questo fa riferimento a un passato recente, ma comunque un passato. L'obiettivo era proprio questo, quello di riuscire a portare un messaggio nuovo fuori dai circuiti tradizionali, perché questo film non fa parte dei circuiti hollywoodiani, non fa parte delle grandi major neanche italiane, ma è stato fatto tutto in maniera indipendente, con dei finanziatori che hanno partecipato come associati in partecipazione, hanno creduto in questo progetto e che ringrazio perché è solo grazie a loro che questo film è potuto venire alla luce e tra l'altro la maggior parte sono proprio di zona, sono piemontesi, Bene, diciamo. e citiamo, anzi sottolineiamo bene il fatto dei tuoi molteplici ruoli nell'ideazione e realizzazione di questo progetto, che insomma ti fa onore perché una persona sola ha mille figure, sei proprio anima, corpo e mente di questo Beh, progetto. allora sì, ho fatto tante cose. Devo dire che ci siamo spartiti i compiti io e il regista Pier Giuseppe Zaia, che siamo un po' il papà e la mamma di Creators, potremmo dire così. Se lui è lo spirito, io sono l'anima. Mi piace raccontarla in questi termini. A livello di ruoli, io ho fatto sia l'attrice nel personaggio di Lady Air, che è una degli otto Eccoti qua. creators, esatto, un po' irriconoscibile perché sono completamente diversa, 8 ore di trucco prostetico, cambiano un po' la fisionomia, però assolutamente sono io. Però in realtà l'impegno più gravoso è stato quello di produrre Creators, perché io con Pier Giuseppe Zaia siamo stati i produttori, gli sceneggiatori e nel suo caso il regista, nel mio caso e anche compositore della colonna sonora perché ha fatto anche quello. Nel mio caso invece io mi sono occupata dell'organizzazione generale, sono stata direttore di produzione, quindi un po' di tutto quello che girava intorno all'organizzazione di questo film. Quindi l'aspetto della recitazione c'è stato assolutamente, era impegnativo, ma il peso più grande era di coordinare tutto
la crew, tutta la gente, tutto quello che ha gravitato intorno. E oltretutto l'attore finisce di lavorare quando finiscono le riprese, mentre invece chi lavora per la produzione in generale ovviamente va avanti anche quando si fanno gli effetti speciali, quando si fa la color e tutti i vari step che ci possono essere. Entriamo nel vivo della trama, perché di solito noi partiamo da film, da cartoni animati, da serie televisive per estrarre alcune teorie. In questo caso partiamo. I creators, l'abbiamo accennato, quindi tu rappresenti, il tuo personaggio è uno degli otto, perché sono otto, e chi sono questi creators? Allora, in questo film i creators sono otto esseri alieni che detengono il governo, diciamo così, dell'universo, perlomeno di questa galassia, ognuno dei quali ha un'area specifica di competenza, ma insieme collaborano per una sorta di equilibrio globale. All'inizio del film si incontrano per organizzarsi rispetto a un particolare allineamento di corpi celesti che si sta avvicinando, che è quello che si è in effetti verificato nel 2012 e che più o meno tutti quanti penso ne avranno sentito parlare. Si parlava di fine del mondo, profezie Maya, e apocalisse o cose del genere. Diciamo che cavalcando un po' questo tipo di idea, in Creators si vedono questi otto appunto esseri alieni creatori che cercano di sfruttare l'onda energetica ed elettromagnetica che si dovrebbe creare proprio per questi allineamenti, per questo allineamento galattico generale, dove la Terra dovrebbe essere coinvolta nel momento in cui il creatore, quindi l'alieno che detiene il potere proprio sul pianeta Terra, collabora, cosa che invece non ha tanta voglia di fare. Ora io non vi spoilererò perché nel 2012 non è finito il mondo, ma un po' tra i tanti argomenti si tratta anche di questo. In ogni caso, questi otto creators hanno tutti, chi più chi meno, degli interessi sul pianeta Terra, che risulta particolarmente accattivante, particolarmente desiderato da più di uno, ognuno con in realtà i propri obiettivi e le proprie tecniche, di conseguenza agendo in maniera più o meno nascosta. Quindi diciamo che niente di diverso da quello che succede sulla Terra, no? Che ogni persona a livelli alti ha poi degli obiettivi e cerca di manipolare la situazione a proprio vantaggio. I creators iniziano il film ritrovandosi in una sorta di riunione di G8, potremmo dire, in cui qualcuno non si presenta, esattamente come poco più tardi succederà una stessa cosa sulla Terra. Vedremo altri otto personaggi con gli occhi neri, oscuri, definiti potentates, definiti i potenti, ritrovarsi in un castello riparato da sguardi indiscreti, anche loro per decidere le sorti della Terra. Quindi c'è un po' questo Sorta di gruppo riproporsi. Bilderberg del Bravo, ecco. sì, esattamente. E Bene. anche qui c'è questo riproporsi delle situazioni sia sul piano alieno che sul piano umano. Sono correlati un po' come Ermete, come in alto così in basso, Esatto. ma chissà se poi è poi così lontano dalla realtà, nel senso che noi qua tanto Beh, facciamo noi finta. abbiamo fatto finta che fosse così, abbiamo fatto finta che questi, come lo chiami tu, gruppo Bilderberg, questi potenti della Terra pianificassero una pandemia, abbiamo fatto finta che questa pandemia fosse strumentale per il controllo. Tra l'altro, ripetiamole, quando l'avete L'abbiamo pensata? pensato, beh, un po' prima del 2014, questo pezzo qui è stato girato forse nel 2015 e comunque c'erano dei Quindi una trailer. pandemia strumentalizzata, la buttiamo lì così. Abbiamo fatto finta che è stato così, effettivamente. Abbiamo anche fatto finta che ci fosse uno scontro di entità aliene, ognuna delle quali aveva degli interessi sul pianeta Terra e cercava di manipolare l'informazione, cercava di manipolare le industrie farmaceutiche, le banche, gli armamenti, la religione, così, un po' di cose. E nel fare finta di insomma evidenziare questo quadro, scopriamo anche come anche all'interno del mondo alieno ci sia chi agisce nel sottobosco, cercando di tenere all'oscuro e fino a un certo punto ce la fa il creators proprio del pianeta Terra, che non sarebbe forse arrivato a tanto. Gli è un po' sfuggito di mano la cosa. Resta il fatto che non ti spoilero però come finisce, perché sennò dovrei dire
Non diciamo troppo perché poi giustamente so che molti di voi l'hanno già visto, ma molti altri no, e quindi Esatto, giustamente c'è sempre chi non l'ha visto. proseguiremo nel raccontare tanto ma non tutto, in modo da non togliere poi Certo. il gusto anche aspettando il resto della trilogia. Ma in questo film, da quanto era un po' nella tua testa, da quanto l'hai elaborato, da quando l'hai sentito un po' arrivare? Allora, questo film è una creatura viva, è nata e si è strutturata praticamente da sola. Io non avevo questa idea precedentemente, si è creata nel momento in cui io e il regista abbiamo iniziato a dialogare sull'opportunità di inserire alcune scene specifiche all'interno di una specie di soggetto che lui aveva pensato, che poi è stato stravolto totalmente, ma la base era che noi ci siamo incontrati perché casa mia, che è una casa un po' particolare, poteva essere una buona location per alcune scene del film che pensava di girare lui, dove peraltro non c'erano nemmeno gli alieni, non c'erano gli effetti speciali, era proprio molto diverso. Considerando che adesso è tutto basato sugli alieni, potete capire quanto la storia si sia modificata o abbia trasmutato, se vogliamo parlare in termini alchemici. E quando ci siamo incontrati, lui mi ha chiesto di scrivermi una piccola parte e questo è stato l'inizio nella mia testa del pensare e immaginare questo film. È cominciato così, perché diceva, vabbè, insomma, visto che è casa tua, visto che tu hai anche recitato, quindi ti piace anche farlo. L'unico piccolo dettaglio è che io non sapevo l'inglese e questo film già all'epoca voleva essere in lingua originale inglese. E quindi io ho detto, vabbè, non lo so, troveremo il modo di non farmi parlare, insomma, no? E quindi l'idea iniziale era quella, secondo suggerimento del regista, che io facessi l'ancella muta. Hai presente Anek Sunamun nella mummia? Questa figura femminile seminuda che cammina, poi l'ammazzano, non dice niente, muore subito e è finita, no? L'idea era un po' quella. In realtà poi succede che io ho cominciato a pensare, a elaborare una mia idea del mio possibile piccolo personaggio e ho pensato che non era necessario che facessi proprio un'ancella muta, potevo anche fare Dio e Dio pa poteva parlare col pensiero e avevo risolto il problema della lingua. E quindi ho fatto questo piccolo passaggio, diciamo, ed è nato il personaggio di Edier che inizialmente era un unico creators dove ce n'era solo un altro che si contrapponeva. Poi l'universo si è composto con gli otto, siamo arrivati a otto, che è un numero a me molto caro. In ogni caso, piano piano, mentre poi abbiamo cominciato a cercare attori e location e situazioni e a parlarne, perché è nato appunto da un confronto tra me e il regista, ha preso forma, mano a mano trovavamo l'attore giusto, la location giusta e quindi la storia si è creata intorno alla progettazione anche del film, è nato un po' tutto quanto insieme, Siete ecco. fatti un po' guidare. Sì, assolutamente sì. E in contemporanea è nato anche il libro, perché esiste anche un libro di Creators che è un romanzo, questo me ne sono occupata solamente io, con Ghea Mizzanicorio, è stato pubblicato da Albatros proprio all'inizio della pandemia, poco prima. Segue fedelmente il film o ci sono delle differenze? Segue molto il film, ma ovviamente è un romanzo, quindi dà spazio a tanti ampliamenti, a delle elaborazioni psicologiche dei personaggi, a degli approfondimenti anche simbolici, perché io amo molto tutto un discorso esoterico-simbolico, mi piace, ci tengo tanto all'aspetto simbolico, quindi. E infatti qui volevo arrivare, nel senso che il tuo background, nel senso che per poter concepire o ideare tutto questo ci vogliono delle conoscenze. Qual è un po' la tua scuola iniziatica? Che cosa ti ha portato fin qui? Allora, il mio background, quello pubblico normalmente conosciuto, è che io ho fatto il liceo classico, ho fatto psicologia a Padova, mi sono specializzata in psicologia interattivo-cognitiva, quindi ho fatto anche la specializzazione, quindi 5 anni più 4 anni, insomma un po' di iter. Nel frattempo ho fatto proprio qui a Torino la scuola di omeopatia unicista, quindi sono omeopata, ho fatto tra l'Italia e la Svizzera ipnosi e quindi sono anche ipnosi terapeuta riconosciuta in Svizzera perché in Italia è una roba che non esiste, quindi non puoi essere riconosciuto. Ho fatto vari approfondimenti di spagiria, alchimia, astrologia medica egizia, insomma, ho fatto un po' di tante di queste cose. Però in realtà credo che il background a cui ti riferisci tu, che può trasparire dal libro e vedersi in alcune mie espressioni, nasce da un percorso familiare, perché comunque
io ho avuto una persona nella mia famiglia che era mio bisnonno, che era un essere veramente speciale, in grado di fare tante cose, perché aveva la capacità di entrare in risonanza con la materia, cosa che probabilmente gli antichi sapevano fare, ma noi non sappiamo farlo più. La fisica quantistica oggi parla di sistemi di coerenza, parla di come in realtà non esista il vuoto, di come ci sia la non località, di come sia possibile quindi superare lo spazio e il tempo, ma ancora la cultura ufficiale la vede come una roba molto strana. Lui era un personaggio che riusciva ad entrare in risonanza con le persone, aiutarle, curarle e anche agire concretamente sulla realtà modificandola, plasmandola un po' come voleva. Qui a Torino c'è Roll, che è stato molto famoso e conosciuto per cose di questo tipo. Erano amici, si conoscevano. Diciamo che hanno diverse affinità, ma mio bisnonno non amava molto la pubblicità, mentre Roll invece era un pochino più mediatico, quindi si faceva conoscere un pochino di più. E qui viene anche un po' il filo conduttore con le altre nostre puntate. Vi invito a guardare anche quella con Valentino Bellucci, che parliamo proprio dei mistici, perché poi è questo, persone che magari danno anche un po' fastidio alla storia, a chi magari non riesce a collocarle, che hanno delle capacità e ce le hanno magari del tutto naturalmente. Abbiamo citato anche Roll e magari ne andremo anche a parlare. Ti ricordi qualche aneddoto, qualcosa che ti collega, qualche cosa che ci puoi raccontare che gli hai visto fare? Allora, fai conto che io ero molto piccola, perché lui è morto quando io avevo 5 anni. Mi ricordo delle cose, però in realtà è molto più presente nella memoria familiare, perché comunque ovviamente tutte le persone che l'hanno conosciuto sono andati avanti per anni a parlarne, e poi mia mamma e mio papà ovviamente, e mia nonna, che è ancora in vita, sia mia mamma che mia nonna, ovviamente avevano dei ricordi molto vividi. Io posso solo dirti che lui viveva a Torino, si chiamava Pietro Sacco, e ci sono ancora, se uno voglia andare a scartabellare, dei giornali dell'epoca che ne parlano, perché se ne è parlato veramente tanto. Vi posso dire che, visto che è mancato da poco, penso non ci siano problemi nel parlare di questo libro, c'è un libro molto famoso che si chiama L'apprendista del sole, che è stato scritto da Gian Piero Bona, premio Campiello, premio Pirandello, premio Strega, uno scrittore veramente, penso che sia mancato 15 giorni fa, amico di famiglia, che ha scritto questo libro, L'apprendista del sole, che sarebbe, che è considerato, è stato considerato dalla critica il Siddhartha italiano, e parla di un certo Occas, che è l'anagramma di Sacco, di questo mio bisnonno, e lì racconta molto di quello che lui faceva, e che per questo protagonista del romanzo, che poi in realtà è molto autobiografico, perché si trova molto di Gian Piero Buona, dello scrittore, nel protagonista, quando incontra questo Occas lo aiuta a fare tutto un percorso appunto quasi iniziatico, no? un po' esoterico e proprio tipo Siddhartha. Diciamo che a Torino nel periodo della guerra era curioso vedere come nel condominio in cui c'era lui e c'erano i bombardamenti nessuno si muovesse, fino a quando non si è spostato lui, perché tutti si fidavano ciecamente delle sue previsioni. Posso dirvi che c'erano dei pullman che arrivavano soprattutto dal Veneto, di gente che faceva la coda fuori casa per farsi curare, perché lui aveva la capacità di dirti esattamente come potesse farti una radiografia, se avevi avuto degli incidenti, quali erano i tuoi valori, se come avevi roll. Delle problematiche, però era in grado di giocare con la materia, trasformandoti una minestra dolce in insalata, non permettendoti più di alzarti dalla sedia che restava incollata a te, o materializzarti qualsiasi tipo di cosa. Se vogliamo ridere, facciamo finta che, perché siamo discorsi certo. Molto al limite, vi rendo conto. C'è stata per esempio una persona che un giorno ha bussato alla porta di Torino, è andata ad aprire mia bisnonna, che era la moglie, una persona molto pratica, molto concreta, mentre mio bisnonno, insomma, era molto particolare, lei invece era anche molto direttiva, con un carattere molto forte. E apre, vede questa signora brasiliana, che arrivava, era arrivata con l'aereo, dai primi, dal suo, con la barca, forse con la nave addirittura, dal Sud America, tutta vestita bene, ingioiellata, con la pelliccia, insomma,
Quindi già subito mia bisnonna non ha amato questa persona perché era molto gelosa e mio bisnonno amava le donne, quindi insomma. E questa racconta questa storia incredibile in cui lei era una medium e faceva delle sedute spiritiche e chiamava i morti. E tra le persone con cui entrava in contatto c'era anche mio bisnonno, che però era vivo, e ad un certo punto c'è stata una domanda rispetto a una situazione di salute di una persona molto grave in cui questo ipotetico morto, chiamato in seduta da questa donna, e gli dice: "Guarda, io sono vivo, se vuoi una mano devi venire a Torino, devi venire da me, perché io così adesso a distanza questo tipo di cosa non riesco ad aiutarti, però se vuoi ti do l'indirizzo". In questa seduta spiritica gli ha dato l'indirizzo e tutto, e lei si è presentata con tutto il tempo che gli ci è voluto per organizzarsi. Complimenti per la fiducia, perché non so quanti l'avrebbero fatto. Però sì, e poi insomma potrei raccontarti tantissime cose, però ecco, questo te lo dico solo perché in realtà non ne parlo molto spesso, sono piuttosto gelosa di questo aspetto della mia famiglia, perché è molto facile fraintendere, è molto facile pensare che uno racconti delle stupidaggini, e ci sono anche tante persone che amano mistificare o elaborare con la propria mente delle versioni alternative della realtà senza nessun tipo di prova o fatti. Io sono fortunata perché tante cose sono successe nella mia famiglia, compreso per esempio un incidente di macchina di mia zia, che doveva essere presente quando io ho avuto il battesimo. Era la mia madrina, questa zia, la sorella di mio padre, doveva essere la mia madrina. Ha avuto un incidente di macchina così brutto, è finita in un burrone e aveva la R4, sai, le macchine con la cappottina morbida. Praticamente hanno trovato pezzi di cuoio capelluto e dice materia grigia sparpagliati dappertutto in questo burrone. È entrata in coma. Il mio papà era umbro. Lei è stata prima ricoverata a Terni e poi a Roma, però insomma non c'era niente da fare, era considerato come irreversibile. E lì è stato quando è intervenuto mio bisnonno, che è stato per 4 giorni, quasi 24 ore, dentro alla stanza con lei. So solo che ogni 2 ore usciva e consegnava a mia bisnonna una camicia matida di sudore, se le faceva dare una asciutta. Dopo questi 4 giorni lei si è miracolosamente ripresa. Nessuno ha saputo mai spiegare come fosse successo. Mia zia è ancora viva, sta benissimo, è una bellissima donna, soffre un po' di mal di testa, però penso sia il meno. Quindi ti dico Caspita. tante cose che sono successe, ecco, ti concludo solo con questo: hanno portato in me la voglia di approfondire, ma non la ricerca spasmodica dell'effetto speciale, a parte nel cinema dove ce ne sono tanti, ma nella vita non ho così tanto bisogno di conferme, ho delle sicurezze mie che vengono dalla nascita e che mi danno forse una certa visione anche un po' più distaccata a volte rispetto a tante stupidaggini che invece purtroppo oggi Anche perché vedo. buon sangue non mente, mi viene da dire. Beh, non lo so, dicevano che avrei ereditato, ma io non ho ancora visto niente, quindi in realtà, a parte tanta Vedremo. resistenza fisica. Però appunto, do un po' di rimandi, perché anche ripercorrendo la vita di Yogananda, fra medium si vedevano arrivare, comunicavano a distanza, era la normalità quella di andarsi a ritrovare da una parte all'altra del mondo, e poi l'effetto curativo l'abbiamo visto anche con Pitagora, quando si è fatto seguire dai sacerdoti egizi, quindi sono facoltà che qualcuno ha innate, qualcun altro magari invece può coltivare, può Beh, guarda, studiare. come si sono sviluppati, questo può essere interessante perché probabilmente ne avrete magari anche già parlato, è proprio il classico percorso che succede agli sciamani. Cioè lui è andato, mio bisnonno è andato in punto di morte, come in effetti succede molto spesso, e gli hanno quasi dato l'estrema unzione, poi la mattina si è ripreso inaspettatamente, tutte le piante, era inverno, dentro casa sono fiorite. E lui, a dire di mia bisnonna, era molto giovane, aveva poco più di 20 anni, a dire di mia bisnonna era un altro, cioè, è come se avesse cambiato energia, entità. Facciamo finta che abbia cambiato Facciamo entità. finta, però compare nella vita di molti, anche lo stesso Roll era in montagna, era, se non mi sbaglio, negli Alpini, comunque in una missione, e di lì poi vedono qualcosa, spesso tra la vita e la morte, quindi vedremo anche nel libro tibetano dei morti questa via di mezzo, che poi in realtà è il libro tibetano dei morti, ma è nell'intermezzo, accadono cose, magari semplicemente, e mi è successo anche che qualche mio conoscente mi ha raccontato un po' quello che ha visto, dicendomi: però lo racconto solo a te perché non voglio passare per pazzo, quindi non farò nomi. Però in quel momento lì
spesso magari si ha la coscienza o si capisce che è un po' tutta una finzione, c'è cioè dell'altro. E nel raccontarmelo, però, se siete attratti da queste cose, studiate, perché io dissi: vedi, hai avuto la prova, quindi è una bella cosa. Lui mi disse: no, perché per me nulla ha più senso. Quindi in realtà sono andato in crisi da quel momento. E quindi ben venga farsi guidare da persone che vi possono spiegare o affidarsi anche magari a chi vi può dare una visione alternativa, sempre facendo finta, senza mai Ma guarda, pretendere è nulla. curioso perché in Creators c'è questo oggetto magico, questo oggetto alieno che si chiama Lens, che è una sfera, che proietta proprio visioni alternative della realtà, che all'interno del film, che è finzione, sono la vera realtà per il genere umano. E quindi, però, comunque è un po' lo stesso principio, cioè la capacità di spostare punto di vista, anche da un punto di vista psicologico, è quello che permette di variare la propria rappresentazione di sé. E quindi è la situazione più adattiva e anche quella che ci permette di progredire e di superare le difficoltà. Quando invece monoliticamente stiamo sempre sullo stesso punto, non riusciamo a superare la difficoltà, quindi magari ci ammaliamo, eccetera, eccetera. E queste lens mi piace un po' quando ci siamo conosciuti, abbiamo parlato, l'abbiamo un po' paragonato alla cache, quindi a questa sorta di Sì. serbatoio a livello universale di quello che è il nostro pianeta, di tutte le informazioni che ci sono, quindi. È una sorta di inconscio collettivo, cronaca della Akasha, in cui in realtà è contenuta tutta la storia del genere umano dall'inizio dei tempi, che è particolarmente interessante perché sulla genesi dell'essere umano, insomma, si possono, come dire, abbracciare teorie differenti. Ma non solo, perché in Creators questa lens proietta anche dei pezzi di storia umana più recente e ridescrive delle storie di personaggi storici molto conosciuti, raccontando rapporti con esseri alieni, interferenze varie, che normalmente non è assolutamente quello che si pensa, e quindi fornendo una versione alternativa della realtà, sicuramente. Bene, anche perché anche il nostro obiettivo è quello di seminare dubbi, seminare qualche domanda, ecco, non di spiegarvi nulla, tant'è che noi di tutto ciò che diciamo, poi potete i video, sono caricati su tutti i social, su YouTube, su Facebook, su Spotify, avremo poi presto anche Patreon e potrete andare a riguardare le cose e di qualche parola chiave googolate, cercate, fate voi il lavoro di ricerca, noi mettiamo solo il semino, poi noi andiamo avanti spediti, ecco, un po' nel fare finta noi andiamo avanti veloce, perché chi vuole, chi viene colpito da una parte, da Ma una guarda, parola. io sono pienamente convinta che questo sia il modo del futuro anche di fare un percorso. Penso che non sia più l'epoca di avere i grandi maestri da seguire, non c'è più il maestro, l'iniziato a cui fare riferimento. Perché il percorso della coscienza individuale ha fatto la sua strada e oggi è giunto il momento che le persone responsabilmente cerchino la propria verità e le proprie risposte, che molto spesso hanno dentro, e che comunque cerchino anche di grattare un attimino quello che si riesce a vedere dietro quello che viene chiamato dagli orientali il velo di Maya, no? E io anch'io nel mio piccolo cerco di fare proprio questo. In questo periodo, diciamo così, di chiusura, di lockdown, dove ovviamente non è che posso portare avanti il discorso di Creators perché è tutto fermo, ho proprio deciso di fare un'opera di divulgazione. Per cui ho aperto un canale YouTube dove il mio obiettivo è quello di Lo andiamo a vedere mentre tu parli così. grazie, di fare un lavoro che io chiamo eidetico, cioè di collegamento di varie aree del sapere, perché in questa epoca si è quanto mai parcellizzati, specializzati anche troppo e si tende a perdere l'idea generale, l'idea globale, anche perché come si vede nell'universo, come dicevamo all'inizio, come in alto così in basso, esistono dei principi che si ripetono e l'universo scopriamo che è olografico. Quindi tu, avendo uno sguardo ampio, puoi vedere qual è quella che Plotino chiamava la filigrana di Dio, che si ripete e che si ripropone e che è la matrice, la famosa matrix della realtà, che
si riesce a scoprire, a vedere proprio collegando i punti. Quindi io cerco di portare sia un discorso legato a varie discipline, invitando magari degli studiosi che fanno chi, per esempio, archeoacustica, quindi studia i suoni dei luoghi sacri e come questi influenzano la percezione e il proprio stato di coscienza. Chi ha fatto degli studi sulla fisica dell'acqua, che ha lavorato con Emilio Del Giudice, personaggi molto famosi, sulla forza nucleare debole o la fusione fredda, eccetera. Insomma, su varie aree molto diverse, molto disparate, per cercare di capire che cosa unisce tutti i punti. Cerco di dare degli aspetti di attualità parlando di quello che sta capitando nel mondo, ma cerco anche di raccontarvi il mito, magari degli arconti, piuttosto che cos'è l'alchimia, e nello stesso tempo cerco di dare cibo anche all'anima, per cui, per esempio, c'è una sezione di poesie di un mezzo minuto che sono un dialogo tra Eros e Psiche, tra l'anima ed Eros, che si parlano perché abbiamo bisogno anche di questo, di armonia, di bellezza, di poesia, cioè dobbiamo riuscire a contemplare tutto nel nostro essere per poter affrontare un momento come quello che sta arrivando, che ci siamo già dentro in pieno, che sicuramente è completamente diverso da quello che è stato fino a ieri. Quindi un bel personaggio da scoprire, ma anche una bella persona, perché io oggi ti ho incontrato per la prima volta, ma devo ringraziare degli amici in comune, tra cui Marco Enrico De Graia e Davide Cristallo, che mi hanno parlato benissimo di te. Quindi quando l'esperienza mi insegna che quando una persona si fa voler bene, vuol dire che effettivamente qualcosa Molto c'è. carini anche loro. E poi ti vedo spesso anche, per esempio, con Cristallo parlare proprio, ma di attualità a livello proprio. Anche sì. Beh, perché in questo momento, sai, c'è molta attenzione a quello che sta capitando nel mondo, in Italia e in America. E io penso che sia necessario stare vicini alle persone anche rispetto alle loro ansie, perché tutto quello che succede si ribalta non solo su quello che sono i DPCM italiani o le regole o la politica, ma anche proprio sul vissuto, sull'aspetto psicologico delle persone, che sai, vivere nell'ansia, nella depressione ti fa vivere molto più male che se invece riesci a essere più equilibrato e più sereno. E se stai male psicologicamente, poi somatizzi e quindi Certo. tendi a creare patologia. Quindi il tentativo è quello di prendere per mano le persone che vogliono e dargli una visione alternativa di tante cose, anche dell'attualità, e magari una spinta energetica in più. Ci piace, infatti, facendo finta anche noi. Vuole essere anche solo magari un tre quarti d'ora, un'oretta di evasione totale per evadere, come quando si guarda un film. Quando il film si finisce, c'è quel distacco, diciamo, ah, ma era un film. Cioè, mi ero talmente immedesimato che pensavo che Beh, fosse la tanti oggi realtà. pensano di vivere in un film. Sembra un po' un Effettivamente. film. Non stiamo facendo finta che è proprio Purtroppo, così. purtroppo al di fuori del vetro non stiamo facendo finta, ma quindi visto che abbiamo detto che è una trilogia, aspetteremo anche di vedere quello che è il presente e quello che è il futuro in chiave The Creators. Ci puoi accennare qualcosa, ma tipo un trailer senza spoilerare. Ma non c'è ancora in realtà. Perché si crea, come diceva quella frase della storia infinita di Michel Allende, che trovo un libro bellissimo, che c'è questa oracolo a forma di tartaruga che dice: tutto quello che accade io lo scrivo, tutto quello che io scrivo accade. C'è questa sorta di sincronicità, no? Per cui alcune cose scritte da creators sono diventate profetiche e adesso alcune cose che stanno avvenendo condizioneranno sicuramente la trama del futuro. Quindi c'è una commistione, non posso ancora dirti come sarà il presente. Saprei qualcosa sul futuro. E nella mia ottica è sicuramente un mondo completamente diverso da questo e, per come la vedo io, per tante persone molto più positivo. Forse non per tutti, per quelli più tradizionalisti, più legati al quotidiano del passato, sarà un po' traumatico, però secondo me in Creators the Future ci sarà tanto Hai buono. citato la storia infinita, chissà se il nostro regista mi va a prendere anche qualcosa, perché anche quello sì che è un film da cui mi sono fatto ispirare, del 1984 non a caso, e quindi Fortuna Drago, Atreyu, il lettore che è Che protagonista tra l'altro stesso. è bellissimo il libro perché c'è una parte, da metà in poi il film non lo rappresenta, non so se ce l'hai presente, c'è tutta la storia del viaggio interiore di Atreyu che è più profondo, anche più sofferto, se vogliamo, che non è rappresentato. Ci sono alcune figure che non ci sono, il libro
è più completo come sempre, però effettivamente ha dei messaggi incredibili. poi Atreyu, pseudo indiano d'America, che lui era impegnato alla caccia al bisonte quando viene chiamato dall'imperatrice bambina. Ne andremo, meriterebbe una puntata solo È questo, vero, è meriterebbe una vero, puntata è solo questo. bellissimo, è E vero, quindi magari avremo modo mentre noi è vero. Beh, tu parliamo. pensa che io, che da piccola ero una bambina che faceva un po' fatica a entrare negli aspetti più tecnici della lettura e della scrittura, ero molto creativa, quindi fare delle cose in cui dovevo ripetere le lettere giuste, correttamente, ricordarle, associarle al suono, non mi apparteneva. E mia mamma è stata grandiosa in questo perché mi ha insegnato le lettere, l'alfabeto con l'euritmia. Che lega le lettere alle emozioni e alla natura, quindi la M è fatta come le montagne o come le onde del mare, eccetera, eccetera, no? La A è l'apertura verso il mondo. Ah, che bella giornata! La O è cuore, amore, quindi è abbraccio e chiusura. La I è una persona dritta che dice io, per farti degli esempi, era molto bello. E poi mi aiutava a studiare, io avevo fatto un lavoro proprio all'elementare sulla storia infinita. Se tu ti ricordi, la storia infinita ha questa cosa carina che a un certo punto dice, ma questa è un'altra storia e si racconterà un'altra volta. E io avevo il compito di reinventare, portare avanti tutte queste storie lasciate a metà, che secondo me è una bellissima Bellissimo. cosa. Potrebbe anche essere di spunto un po' per chi magari va a scuola con la didattica a distanza. Chiedo alla nostra regia come siamo messi a livello tempistico e direi che ci siamo quasi. E quindi io direi che per questa nostra puntata finisce qui, ma abbiamo aperto un sacco di parentesi. Abbiamo cominciato anche a mettere un po' la voglia di andare a vedere, per chi ancora non l'avesse visto, il film. E quindi Quando si rinnoviamo. potrà? Quando Quando si si potrà? potrà, No, e al momento non ci sono al momento notizie positive da dare, ma work in progress. Chissà che per Natale magari ci possa essere no. Vediamo che regali ci faranno i DPCM prossimi. Facciamo finta che siano regali. grazie veramente per essere stata insieme a noi, aver passato questo tempo insieme. Grazie a te, veramente, per avermi invitato e per questa bellissima opportunità. Ci vediamo su tutti i nostri social, ovviamente seguiremo da vicino il tuo personaggio, spereremo anche in un tuo ritorno qua insieme a noi. Voi da casa potete anche approfittarne per farci delle domande anche per le Volentieri. prossime puntate che avremo insieme. Facciamo finta che finisce qui, appuntamento alla prossima puntata, andiamo in sigla, grazie.